in questo video. Andiamo a dare un bel po' di gas. Andiamo! Bruttissima, bruttissima. Bene! Bella raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo in compagnia di Inzo Gun o Inzo Gas. Bosticco, vabbè, Inzo è col 125, Bosticco col 530 e lì dietro c'è anche Foffo col 125, tutti e due TM. Questa mattina, perché sono esattamente le... un attimo, 10.45, dovevamo partire alle 10 ma alla fine, conoscendoci, non siamo partiti alle 10. Quindi quasi alle 11, o meglio alle 11 meno un quarto, andiamo a fare un bel giro, andiamo a dare un bel po' di gas verso delle strade molto molto fighe. Se io adesso ho fatto 10 euro e scappassi... potresti anche farlo. Dicevamo, andiamo a dare un bel po' di gas in delle strade veramente veramente molto fighe che Inzo ormai conosce a memoria praticamente. Siamo belli intutati, ma la parte sopra ho deciso di mettere una felpa, perché ben anche mattina, ma fa veramente caldissimo. Anche perché sono già le 11 praticamente, quindi fa veramente veramente caldo. Aspettiamo che gli altri finiscano di pagare la benzina che hanno fatto e poi partiamo tutti quanti assieme. Quindi meta finale Colle d'un Bosco. Facciamo una strada figa per arrivare, dice Inzo. Siamo pronti, qui abbiamo tutto chiuso. Qui abbiamo chiuso, qui abbiamo chiuso. Andiamo! Inzo impenna sempre, sempre. Madonna, la visiera sporchissima. Oh, però fa fresco, eh. Non lamentiamoci perché... oh! Quindi ripetiamo, siamo in compagnia di un TM125 a carburatore ancora, KTM530, MT07 e dietro di me c'è un TM125 FI, quindi a iniezione. Sento il mare dentro... prima ero al McDonald's, che ci siamo incontrati là, come avete visto. Stavo scaricando le mie... avete capito? E c'era questa canzone qua. Sento il mare dentro una conchiglia. E adesso mi è rimasta in testa. Dovremmo andare verso Chivasso, teoricamente. Non ci credo! Ma Bosticco che impenna ai 130 all'ora. Oh! Però fateci caso una cosa, TM125, possono dunque guidarli i sedicenni? Ma a 16 anni avere una moto che va così forte, ma vogliamo parlarne? Sento il mare dentro una conchiglia. Sono andati via. Minchia, bruttissima. Bruttissima, bruttissima, veramente bruttissima. Ma che c***o di asfalto. Oh, idolo. Minchia, c'era un salto in mezzo alla curva, madonna. Ah, eccoli, li vedo. Eccoli.
Ciao! Eh? Tutto bene? Sì! Ma c'era un salto in mezzo alla curva! Sono andato dritto! Che cazzo! Sì, vanno troppo forti comunque loro. O sono io che vado troppo piano, dipende. Dove siamo? Io non lo so. Rocco? Niente, ho fatto due curve e mi sono già andati via. Non ci sono più, ma dove sono andati? Sì, chissà adesso quelli là dove sono andati. Oh, Bosticco mi ha aspettato! Grazie Davide! Casal Borgone. Che voi andate troppo forte. Io non. Cioè non. Ma guarda, fai bene così. Davvero. No, io lo so che faccio bene così. Non mi fido. Cioè, nel senso, non conosco le curve. Hai una mantide sul. Una mantide? Ma è un grillo, non è una mantide. Non stanno quelle curve là con la foto nuova. Bellissime. Pausettina. Ok, abbiamo fatto la pausettina. Adesso niente, ci dirigiamo verso. Dove dobbiamo andare? Ci dirigiamo verso Colle Don Bosco, che è a una ventina di minuti. Penso che faremo una pausettina anche là e poi dopo torniamo indietro. Non so se da questa strada o se dall'altra strada, ma comunque poi vediamo. Devo dire che però a mezzogiorno pensavo facesse molto più caldo.
E chi c***o l'aspettava? Le traiettorie sono da rivedere. Da quant'è che mi aspettate? Da 10 minuti? 8? Dai, eccolo buono. Castelnuovo Don Bosco, in teoria dovremmo essere arrivati dunque. In teoria dovremmo essere arrivati dunque. Dunque in teoria dovremmo essere arrivati. Andiamo a vedere quelli che fanno cross. Ok. Tu hai detto andare a vedere quelli che fanno cross, non... E niente, ogni uscita mi tocca fare enduro con l'MT. All'MT non piace l'enduro. No, c'è un TM in mezzo alle palle. Mannaggia a me che gli do sempre retta. Andiamo a vedere quelli che fanno cross. Sì, andiamo a vedere quelli che fanno cross. Non andiamo a fare cross. Scusate, mi stavo cagando addosso. Ok, per fortuna è finito. Pausettina pappa e dopo. Ho caldo, fofo caldo. A few moments later. Perfetto, abbiamo preso da mangiare. Io ho preso una focaccia insieme a Davide, mentre Inzo ha preso le patatine. Fofo, cosa hai preso tu da mangiare? Non mi ascolta. Cosa hai preso tu da mangiare? La pizzetta. Ci è venuta la brillante idea di andare a mangiare al colle, che è qua vicino, il colle Don Bosco, dove appunto dovevamo andare all'inizio. Quindi andiamo a mangiare al colle in mezzo alla natura, che il pancino è vuoto. Forse l'uscita non era proprio questa. Forse ho sbagliato un po' l'uscita. Dammi via la targa tutta storta. La targa! Dicevamo, quella lì è la chiesa del Don Bosco, esattamente dove andremo a mangiare. Eccoci qua. Tutta storta. Perfetto, siamo arrivati. Adesso niente, facciamo pausa pappa e poi torniamo giù d'asti. Perfetto, abbiamo mangiato qualcosina. Adesso facciamo due foto qua davanti e poi si torna d'asti. Facciamo due fotine, facciamo un cambio batteria fast, veramente velocissimo. Lo scarico! La coppa dell'olio! Ma che bacine che le hai dato? No, no, rimetto. Ah, che bel fresco! Com'è possibile che alle 4 fa molto più caldo dell'una e mezza? Comunque, ragazzuoli, abbiamo fatto due foto, abbiamo mangiato qualcosa e adesso torniamo giù d'asti, che è l'una e mezza, così
possiamo andare a dormire un pochino, possiamo andare anche in piscina, io penso che un salto in piscina me lo faccio. Quindi adesso ci facciamo una mezz'oretta di strada per tornare a casa. Non mi sento molto confident ad impennare con gli stivali, perché la sensibilità ovviamente è diversa. Vai, vai. Lo so, MT, pesi 200 kg, ma non mollare. Vai. Lo so che vai più piano. Lo so. Vai, fai il ginocchio. Vai. Lo so, MT, sei ultima. Ma sei cicciona. Dai, dai. Dai che li prendiamo. Non temere. Vai, vai. Dai, dai. Io credo in te. Dai. Dai, MT. L'MT sia da accesa sia da spenta sta dietro a tutti quanti. Sono io che non sono capace a guidare, ovviamente. Cioè, devo imparare, ragazzi. Io passo la maggior parte del mio tempo, la maggior parte della mia vita in zona a impennare, quindi su quello sarò più bravo di altre persone. Ma sulle curve, sui tornanti, ovviamente c'è poco da fare. Ma comunque, ragazzi, dato che ormai il giro è finito e che ci stiamo dirigendo verso Asti, verso casa, difatti potete già leggere, i cartelli, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono questo stile di video, quindi giri eccetera in compagnia, scrivetemelo nei commenti, così che posso organizzare e portarvene molti altri. Quindi raga, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi. Vi ripeto, fatemi sapere nei commenti appunto cosa ne pensate di questi video. Seguitemi sia su Instagram che su TikTok, che anche là posto moltissime cose interessanti. E noi ci vediamo con un prossimo video. Se volete abbonatevi anche al canale Instagram, perché da poco ho attivato gli abbonamenti appunto su Instagram, i quali possono darvi moltissimi vantaggi del tipo spoiler, video inediti e molto molto altro. Noi ragazzuoli quindi ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys!